Meina è un luogo per? Per pensare. Intanto, perché io nei primi anni in cui sono arrivata a Meina ho avuto il tempo davvero per cambiare un pochino il punto, come dire, di riferimento, la direzione, cercare anche di aprirmi a nuovi linguaggi, a nuove collaborazioni e sono contenta. Invece abbiamo partecipato a questo programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, che è un programma dell'Unione Europea destinato appunto a incentivare le cooperazioni tra territori confinanti. In questo caso la parte orientale del Piemonte, quindi la provincia Novara e la sua provincia, quindi le sponde novarese del Lago Maggiore, dall'altra parte invece le sponde del Lago Maggiore del Locarnese, quindi i territori che noi andiamo, il nostro capofila svizzero, che è la Fondazione Fabbrica di Losone, è appunto ubicato a Losone, ma poi agisce nei territori, diciamo, di Ascona, Losone fino a Bellinzona. Il nostro è un racconto, è una storia sonora ed è una storia di luce. È un progetto che mette insieme diverse esperienze, diverse storie. È la storia di questo mecenate norvegese che nel 1957 eredita una grande fattoria della sua famiglia e decide, essendo lui non vedente, cieco dalla nascita, decide di fare un centro culturale dedicato ai non vedenti. Per questo commissiona una statua a due artisti. Uno si chiama Arnold Aukland, lo scultore, mentre quello che progetta tutto l'apparato sonoro della statua si chiama Arne Nordheim, che è sempre norvegese, che è uno dei padri fondatori della musica elettronica contemporanea. E insieme costruiscono questa cosa, che è un totem gigantesco alto 20 metri con tante ali, che è cosparso di sensori. I sensori colgono le variazioni della luce e li trasformano in suoni, e quindi questa è una scultura che suona continuamente, sempre, giorno e notte. Il tutto è pieno di luce e insieme di invisibile tenebra. E luce e tenebra sono uguali, perché nessuna prevale sull'altra. E a questo punto interviene Marco Olivieri, che va su in Norvegia, campeggia sotto la statua per una settimana con il permesso ovviamente del centro culturale, registra tutti i suoni e poi dopo li trasforma, li rimescola e li trasforma in una sorta di concerto. La prima volta che l'abbiamo fatto in questa forma l'abbiamo fatto con la Margherita Hack al Festival Letteratura di Mantova e lei era fantastica, si era prestata a questo gioco che le era anche molto piaciuto. E quando possiamo ci avvaliamo della collaborazione anche di altri musicisti, come ieri sera c'era Cristiano Calcamina, che è un percussionista, e poi noi inseriamo, io e Claudio inseriamo questi testi che parlano della luce. Io lavoro nel teatro di ricerca da 20 anni, ho studiato per un piccolo periodo al Work Center di Grotowski, poi ho avuto la mia esperienza col teatro dello Sentido di Vargas, diciamo che quella l'esperienza per me è stata sempre molto importante ed è quella che ho perseguito un po' nei miei lavori artistici. Mi interessa in qualche modo appunto incrociare le esperienze e cercare di costruire dei nuovi, una cultura, come dire, più condivisa, più aperta. È solo una piccola goccia ovviamente quella che stiamo facendo qui. Questa è una meditazione, penso, più sull'essere, perché parte proprio da un albero. È stata la scelta proprio di individuare un albero come protagonista, come centro di tutto il lavoro. E da questo albero nasce l'idea del fatto che gli alberi sono i testimoni di un
sempre testimoni muti di quelli che sono gli eventi. Così da questo albero parte un grande cerchio, dal cerchio partono 16 sentieri e ogni sentiero conduce a una sedia diversa. È interessante che... Dunque 16 percorsi, per così dire, individuali. 16 cioè... percorsi individuali, 16 percorsi che non sempre vengono seguiti. Certi sviano, alcuni prendono la sedia di un altro. È interessante. Alcuni sono intricati, altri più semplici, però è molto... Per me è stata una sorpresa vedere come si dirama questa... questo camminare nei percorsi, nei sentieri per arrivare alla meta. Il percorso avviene nel silenzio, sia all'andata che al ritorno. È il momento audio, si vive solo da seduti. È un momento un po' fisso, come se fosse una nave che parte. Vedo che ci sono tante altre esperienze che stanno nascendo contemporaneamente, non solo in Italia, in tutta Europa, e quindi credo molto che questo possa essere, come dire, una nuova possibilità anche di creare, senza avere bisogno di tantissime risorse, ma usando quelle che sono le risorse che i luoghi già ci offrono, mettendo a disposizione degli artisti gli spazi, i luoghi, i materiali, il necessario perché possano creare, ma soprattutto condividere esperienze sulla relazione personale. Abitiamo in un posto e sempre stiamo con l'idea fissa della vita che va e non possiamo parare a guardare a piccoli dettagli, e questi piccoli dettagli poi dare molto a noi. E per me è molto importante di fare vedere questi piccoli angoli che a volte non sono belli, semplicemente sono da guardare un po' e aspettare. Pensi che il nostro mondo abbia difficoltà a vedere? Io non penso che perché ha difficoltà, è perché noi non nos permettiamo il tempo da immaginare. Ma con una piccola aiuta è possibile, e questo è quello che provo da fare, un po' dare un po' di aiuto per aprire l'immaginazione. Che mi piace di invitare la gente a un viaggio, tanto esteriore come interiore, ma è molto importante anche la relazione tra loro. Lavori che ho fatto, ho lavorato di più con persona singola o con gruppi molto piccoli. Stare in intimità con una persona è più facile, sempre difficile, ma è un po' più facile di farlo arrivare a un certo punto. E con il gruppo per me è un po' diverso. Abbiamo iniziato due strade, appunto. Una è quella che ci ha portato qua, quindi a cercare di iniziare a fare progetti europei sulla danza contemporanea nel nostro territorio, e l'altro invece è un percorso di videodanza, quindi un percorso che cerca di coniugare i linguaggi della danza e del cinema in collaborazione con un festival che è il principale festival europeo e forse mondiale di danza on screen, dance on screen, danza sullo schermo, come la chiamano loro, che è CineDance di Amsterdam. E lì abbiamo promosso un progetto che si chiama La Danza in un Minuto, che è anche ospite in questi giorni qui nel villaggio a Maine, che è un progetto è un contest in realtà aperto a tutti, quindi non solo esperti tecnici del settore, quindi non solo videomakers, coreografi, ma a chiunque, qualunque cittadino italiano, quello è l'unico vincolo perché è un contest nazionale, che voglia esprimere con un video di un minuto esatto, questo è l'unico vincolo che c'è, che cos'è la danza per lui o per lei.
E insomma, siamo alla terza edizione, sono arrivate proposte molto interessanti, ci sono dei premi, adesso stiamo iniziando a produrre dei piccoli cortometraggi di danza e video in collaborazione con alcuni festival, tra cui Roma Europa, che li presenterà in anteprima quest'anno. Il Villaggio d'Artista è un evento all'interno di un progetto che appunto segue invece il filone della progettazione europea sulla danza in Piemonte. Il progetto nasce, non casualmente, dall'idea di ricreare, diciamo, una... Ricreare e perché si rifà un precedente storico, in realtà creare, secondo me, perché qui non c'è veramente poco, quasi nulla. Comunque, quest'anno, nel 2013, ricorre un centenario. Well, K2 is a street performance. What I like about the fact of going outside of the theater, because my work is mainly in the theater for other projects. I do stage productions and things like that. So the fact of going outside is making a different public be confronted with something they might never see. And that's what's nice about performing in the street. Because you come across, of course, there's a public who comes to see the show, but there's also a public that is just there and is surprised by something that happens. And this performance, we've performed it everywhere, even in Africa, some places, so that was very, very different. In Europe, we have this respect, you know, of the artist, and we keep the distance. In South Africa, remember, people were closing around us, like they didn't give us the space to perform, they were closing around. It was an incredible experience. With the budget cuts in culture everywhere, the artists feel the need of going closer to the public, like going towards the public, because maybe it's become more difficult. I don't know. You know, the thing of going outside, the site-specific and all that, it's very fashionable at the moment. I like to once do a production in the theater, very conceptual, once doing something very accessible, close to the public, with the people, once work with professionals, once with non-professionals. I like to change. Quindi coinvolgere la cittadinanza, il pubblico, i giovani, i bambini che sono il futuro. Sì, lo spirito comunitario di artisti che vengono da discipline anche diverse. Qui si parla di performance, ma veramente abbiamo visto che ci sono installazioni, oggi vedremo delle cose più di danza, diciamo di performance di danza urbana, le abbiamo viste anche ieri, concerti, letture, c'è veramente un po' di tutto. Però l'idea sulle arti performative, come un focus sulle arti performative, però l'idea di creare veramente una comunità in uno spazio così piccolo, ma un teatro naturale, di bellezza naturale come Maine, si può provare a rifare questa cosa.